Angelo Cavallo, direttore dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano. Dallo spazio alla Terra, le tecnologie dello spazio combinate con le tecnologie digitali abilitanti sono in grado di accrescere la competitività di aziende di vari settori. Come? Lo chiediamo al professor Angelo Cavallo, direttore dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, è un piacere essere con voi. E grazie mille per questo invito, sono molto contento di essere con voi qui oggi e darò una risposta innanzitutto molto diretta, molto precisa su questo tema, offrendo alle imprese, dalle infrastrutture tecnologiche, dalle condizioni regolamentari a monte abilitanti, sino alla possibilità di integrazione e di sviluppo di soluzioni innovative che migliorino le operations interne, quindi i processi per sviluppo di servizi e prodotti già esistenti, ma anche portino all'introduzione di nuovi prodotti e servizi, oltre che ai modelli di ricavo. Questo, diciamo, da docente di strategia devo sottolinearlo, perché l'innovazione di prodotto senza un modello di business ed una strada per la commercializzazione efficace può fare poco. Aggiungo sui protagonisti di questo fenomeno che c'è un percorso in cui abbiamo dentro un po' tutti, in ordine dalla space industry tradizionale che sviluppa la parte infrastrutturale e concorre a migliorare l'accesso allo spazio, abbiamo i governi che devono rendere il contesto normativo idoneo e favorevole, il mondo della finanza pubblica e privata, senza cui non si può far nulla, e poi a questo aggiungo chi è capace di connettere il mondo dello spazio con il digitale, integrando tecnologie e dati di diversa natura, offrendo servizi per vari settori, dalla logistica all'energia, alle assicurazioni, all'agricoltura. Qui devo dire che sia aziende esistenti, ma anche molte start-up stanno facendo molto. Fino al mercato stesso della domanda, mercato privato e pubblico, ovvero gli utilizzatori finali di questi prodotti e servizi di tipo space-based. Quindi, come potete immaginare, abbiamo un ampio fenomeno con un'ampia moltitudine di attori coinvolti. Diciamo appunto che la space economy è un economy e non è un industry, proprio perché è un trend di innovazione di tipo cross industry. Diciamo che se volessimo definire la value proposition o il purpose, no, più alto di questo trend, come lo si fa per le organizzazioni, come lo si fa per gli individui, ecco, da questo punto di vista io credo che il purpose della space economy sia quello di accrescere la competitività economica e andare incontro a obiettivi di sostenibilità da parte delle nostre imprese e della vita stessa in generale sulla Terra. Poi ovviamente c'è il Beyond Earth, quindi tutto il mondo dell'esplorazione spaziale, che è certamente affascinante e alla frontiera della ricerca scientifica e che ci può dare nuove soluzioni, può nutrire il cosiddetto technology transfer, che è ancora ovviamente molto importante. Sono tantissime le innovazioni che arrivano dal mondo dello spazio e oggi sono presenti nella nostra vita. Però volevo, diciamo, prima di chiudere il mio intervento, volevo rendervi un po' l'idea rispetto a quelli che sono i servizi space-based. E vi porto due esempi che non sono quelli che tutti i giorni diciamo, ci propongono un po' i giornali quando si parla di spazio. Ad esempio, che è una startup di space economy che offre soluzioni per il mondo dei trasporti, della logistica fino all'automotive, utilizzando in maniera combinata satelliti, microsensori posizionati su degli asset di riferimento e delle dashboard di analytics per offrire informazioni sul monitoraggio di merci, ovviamente includendo in questo anche informazioni sul loro stato di salute, sulla loro temperatura, su eventuali movimenti bruschi. Questo può rendere molto più efficienti i percorsi nelle fasi di carico e scarico, con impatti diretti ed indiretti di cost saving anche sulle politiche di pricing. Ma ne faccio un altro, ad esempio, molto interessante perché sono ideatori di un chip radio che può essere installato su un generico oggetto per connetterlo alla costellazione di satelliti. Potenzialmente tutte le industrie sono toccate da questa offerta. In ambito agricoltura e farming, per esempio, è possibile installare i chip sugli stessi animali per così non perderne mai le tracce. Per non parlare dell'aspetto logistico e trasporti, con l'aspetto della tracciabilità, in particolare per vie marittime.
I dati dicono che infatti sono oltre 20 miliardi di tonnellate le merci che spostiamo via mare ogni anno, con più di 500 milioni di container gestiti ogni anno nei porti. Questo ha grandi margini di ottimizzazione delle rotte e per il riempimento dei container, con evidenti impatti sui costi. Questo è utilizzare, diciamo, dei servizi di tipo space economy. Credo sia importante sottolineare che molti settori, forse nessuno escluso, dovrebbero guardare con interesse la space economy e le startup che presentano offerte innovative per gli impatti sulla competitività che può generare. Ecco, spero che questo messaggio riesca ad arrivare a molte imprese italiane, perché ne abbiamo davvero bisogno. In ultimo aggiungo, visto che siamo, come dire, in clima di campagna elettorale, che la space economy è una componente di assoluta centralità per la politica industriale di un paese. Speriamo che nel prossimo futuro si tenga conto di questo. Grazie Angelo. La space economy, quindi questa catena del valore che parte dalla ricerca, sviluppo e realizzazione di infrastrutture spaziali, è quindi qualcosa che può concretamente offrire risposte valide alle esigenze e alle problematiche più complesse che le imprese e i governi stanno in questo momento già approcciando. Ed è una delle più promettenti traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale dei prossimi decenni. Per questa intervista è tutto, vi invito a seguire in streaming il prossimo 25 gennaio la seconda edizione del convegno Progettista Più e l'intervento del professor Angelo Cavallo, direttore dell'Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano, per saperne di più su questo tema affascinante. Arrivederci.